Via, buon pomeriggio a tutti. Buonasera. Abbiamo finito in questo istante di fare il taglio, colore e effetti di base. Allora, questo è il mio lavoro. Ho seguito per i consensi. Adesso vi faccio vedere il loro lavoro. Abbiamo lasciato la nuca proprio piatta, senza gradazione, non ho voluto il volume. Abbiamo lasciato questo bellissimo ciuffo con una diagonale sempre, a parte laterale. Abbiamo lasciato questo tutto sfilato perché il mondo dei tagli di capelli è sempre come piace a lui. Io non l'ho colorata, però ho inserito gli effetti virati con la cuffia, dove con un fiore siamo riusciti ad ottenere questo bellissimo lavoro. Allora, andiamo avanti ai corsisti. Mi avvicino alla prima. Buonasera. Buonasera. Come vieni? Trebisaccia. Dov'è? Trebisaccia, provincia di Cosenza, in Calabria. Allora, questo è fatto qua, giro la testina, lo metto così, fa vedere il tuo lavoro, bellissimo. Un taglio molto corto, con la nuca molto accentuata, piatta, che continua in progressione, e arriva su, molto corto, però allo stesso tempo con un effetto finale molto gonfio. Continua avanti con una serie di graduazioni, da più corto a più lungo, creando una diagonale. E dall'altro lato, dal ciuffo, sempre diagonale, collegandoci questa parte anteriore. Più lunga. È fatto un asimmetrico, più piatto, sì. No? Ti è piaciuto più corto questo lato, sì, che è bellissimo. Preferito questo. Con molto sfilaggio. Sì. Della sfilatura che hai fatto. È molto sfilettato. Per dare una forma diversa. Molto leggera. Molto leggera. E va bene così. Gli effetti che hai fatto? Che colore hai fatto? Allora, ho creato un giallo, un colore moderno, nuovo. Molto sfumato, con effetti. L'abbiamo fatto con una cuffia. Con una cuffia, da, sì. Da pochissimi soldi. Sì. Niente proprio. Niente di che. Abbiamo creato il fiore dove con solo un passaggio siamo riusciti ad avere questo effetto luminoso. Bravissima. Ti è piaciuto questo corso? Sì. Grazie. Andiamo avanti la signorina qua. Davide, vieni. Davide Piana. Come ti chiami? Serena. Che bella, Serena, sono tutte belle. Allora, guardiamo questo effetto che ha fatto Serena. Sì, anche io ho voluto fare un taglio asimmetrico. Con dietro molto, proprio, non c'è la parte posteriore. La progressione non c'è, con la nuca piatta. Piatta. Dove non ci non sono, è privo di volumi. Brava, bellissimo. Privo di volumi. Brava. No, non ho voluto fare questo taglio. Abbiamo perché usato due tecniche diverse. Davanti abbiamo usato una tecnica con la progressione. Con la progressione. Ho fatto un lato più asimmetrico, sempre con degli effetti, sempre con la cuffia. Sì. L'hai fatto più naturale. Però naturale, sì, non ho voluto fare. Più naturale perché giustamente è stato veramente un bellissimo lavoro. Sì. Grazie Serena. Grazie. Complimenti. Grazie. Ecco la nostra siciliana. Buonasera. Allora, ho fatto un taglio progressivo, aderente alla nuca. Davanti l'ho preferito più sfilettato, a diagonale. Sfilato. E il ciuffo più lungo. Abbiamo fatto gli effetti mirati con la cuffia. Una a nuova forma tecnica. Di fiore, sì, una nuova tecnica. Ti è piaciuta? Tantissimo, a forma di fiore, e poi gli effetti mirati, io ho usato il colore verde, che si usa tantissimo, molto moderno.
come taglio, che tu la seconda volta che vieni da noi, no? Che la seconda volta. Non sapevi tagliare da per dentro. No, assolutamente. Però ovvio, se hai fatto un taglio veramente fantastico. Grazie. Non è da tutti andare a fare un corso per la seconda volta che non sapevi tagliare i capelli, avere un risultato così eccellente. Grazie. Veramente sono felice di cuore di essere venuto dalla Sicilia per fare tanti ore di gara, però penso che mi abbassa la vita. Ecco, ti ringrazio. Salutiamo a Matu Mirakai. Ciao, grazie. Bellissimo. Grazie a te. Complimenti. Grazie. Andiamo al nostro rocco. Allora, rocco. Poi vedi la testina bella che ha fatto bellissimi colori. Giriamo. Tu sei effettuato con il rocco? Abbiamo fatto un taglio progressivo, asimmetrico, con un ciuffo lato corto e lungo, effetti venati rossi e blu. Sempre con la cuffia. Con la cuffia. Dove abbiamo sempre lasciato senza volume di dietro, sì. Abbiamo lasciato un po' di lunghezza. Ti è piaciuto questo taglio, Rocco? Abbastanza. Da dove è venuto, Rocco? Da Venosa. Tu sei venuto parecchie volte qua, vero? Sì, sì. Come ti sei soddisfatto? Sì, sì, abbastanza. Stai crescendo giorno per giorno. Sì, io sono contento per Rocco, veramente, che sta dando molto, molto, e si è molto impegnato nel lavoro. Complimenti, Rocco. Spero che ci vai sempre a trovare. Sì, sì. Ne vale la pena. Sì, sì. Vedendo questo capolavoro. Bravissimo. Bravo. Un applauso a tutti quanti voi. Grazie e buonasera. Sei bene a salutare. Ciao.